Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare una foto in 3D per Facebook. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al tutorial. La prima cosa da fare, appunto, per andare a creare una foto in 3D è andare a creare una mappa di profondità. Che cos'è una mappa di profondità? Praticamente dobbiamo andare a dire le parti più vicine all'obiettivo dalle parti più lontane. Per farvi un esempio, vedete, questo è un esempio di mappa di profondità. Praticamente le parti più vicine all'obiettivo dovranno essere bianche e man mano che ci spostiamo dall'obiettivo, ossia man mano che andiamo in fondo alla foto, no? Nella parte più lontana, diventerà nero. Questo è l'esempio della mappa di profondità, per andarla a fare molto semplice. Quindi apriamo il nostro Photoshop. La prima cosa che andiamo a fare è andare a selezionare l'uomo, che praticamente sarà il soggetto principale della nostra foto, e per farlo andiamo a fare seleziona rapida e andiamo a fare la selezione del nostro uomo. Una volta selezionato, adesso non c'è bisogno di essere precisi perché andremo a modificare meglio adesso nel dettaglio la nostra selezione, premiamo Q sulla tastiera, come vedete si apre una preview della nostra maschera, e quello che dobbiamo andare a fare è andare a selezionare i bordi con un pennello morbido, in modo da non avere dei bordi troppo netti, perché altrimenti creerebbe dei problemi nel 3D, si creerebbero quei bianco e nero, quelle linee nere, no? Che non è quello che vogliamo. Quindi selezioniamo il nostro pennello, colore bianco. Ricordiamo che il bianco aggiunge e il nero toglie. Quindi col nostro pennello andiamo a selezionare appunto il contorno, appunto lasciandogli questo margine, no? Di sfocatura, in modo da evitare quelle parti nere all'interno della foto in 3D, che si creerebbero all'interno della foto 3D. Non c'è da essere precisissimi, comunque quello che dobbiamo andare a fare, appunto per tutta la selezione, andare a fare questo tipo di procedura. Bene, una volta terminata appunto questa procedura, torniamo a spingere Q in modo che ci dia la nostra selezione, andiamo a creare un nuovo livello e andiamo a colorare di bianco appunto il nostro soggetto. Quindi prendiamo il secchiello, coloriamo di bianco, facciamo Command D per deselezionare. Nel caso andiamo a rifinire, come vedete qui, ci sono rimaste delle parti un po' nere, quindi prendiamo il nostro pennello e andiamo a sistemarle in questo modo. Perfetto, e questo sarebbe, no, il nostro soggetto in primo piano. Io vado ad aggiungere anche praticamente questa parte di spiaggia, perché anche questa comunque rimane nella parte più vicino all'obiettivo, quindi sempre su questo livello col bianco andiamo a fare una selezione di questo tipo. Perfetto. In questo modo questa è la parte che risulterà in primo piano nella nostra foto. Ora andiamo a fare un nuovo raccoglitore, un nuovo gruppo di schede, prendiamo il livello e glielo andiamo a mettere dentro. Poi andiamo a creare un nuovo livello, lo mettiamo al di sotto del livello 1 ed ora dobbiamo andare a selezionare tutte le parti pian piano verso il punto più lontano, andando a semplicemente ad aumentare la scala del grigio. Quindi prendiamo un grigio un po' più scuro, io vado a selezionare questa parte di spiaggia praticamente fino
al mare, quindi andiamo a colorare. Perfetto, in questo modo. Una volta finito andiamo a creare un nuovo livello, lo portiamo sempre al di sotto, andiamo a selezionare un colore un po' più scuro, facciamo ok, poi vado a selezionare praticamente fino a queste onde, in modo da creare un nuovo livello di profondità. Perfetto. Poi andiamo a fare un nuovo livello, aumentiamo di nuovo la tonalità, riduciamo un po' e vado a selezionare praticamente fino all'orizzonte, la parte che separa il mare dal cielo. In questo modo. Dopodiché andiamo a fare il nostro ultimo livello. Andiamo a selezionare il nero e andiamo a colorare tutto il cielo, che è la parte più lontana del nostro obiettivo. Aumento la dimensione del pennello e vado a selezionare, a colorare tutto il nostro cielo. In questo modo. Ed ecco che abbiamo creato la nostra mappa di profondità. Dal punto più vicino all'obiettivo, ossia il bianco, man mano spostandoci arrivare fino al punto più lontano dall'obiettivo, col nero. Andiamo a ridurre il nostro gruppo di schede ed ora andiamo al salvataggio. Quindi, deselezioniamo la visuale della mappa di profondità, qui abbiamo la nostra immagine, andiamo su File, Salva con nome. Vi ricordo che Facebook legge formati o JPEG o in PNG, quindi vado a selezionare JPEG, vado a chiamare la nostra immagine uomo.jpg e facciamo salva. Ok. Dopodiché andiamo a visualizzare la nostra mappa di profondità. Andiamo File, Salva con nome, sempre in JPEG. L'andiamo a chiamare con lo stesso nome di prima, nel mio caso uomo. Poi facciamo trattino basso e andiamo a inserire praticamente la parola depth, che sarebbe quella che praticamente ci identifica questa foto come mappa di profondità. È molto importante mettere questo, altrimenti Facebook non ci leggerà questo dato. Quindi questa è la nostra stringa, il modo in cui dobbiamo andare a salvare. Facciamo salva, ok. Ora apriamo il nostro Facebook, andiamo a creare un nuovo post, facciamo foto e video, andiamo a selezionare le nostre foto, ovviamente le importiamo tutte e due, e una volta caricato ci andrà a creare appunto la nostra foto in 3D. Ed ecco qui la nostra foto che abbiamo creato in 3D. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il tutorial. Vi ringrazio di avermi seguito. Iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Lasciate un like, commentate per qualsiasi cosa e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!